Il comune di Marano lo comanda la Camorra. Ecco. No, se non diciamo questo non ci capiamo. La Camorra, allora forse non. E ora forse a macchina spenta, possiamo spendere altri 5 minuti. Avevo nella mia segreteria un uomo che aveva il figlio che era un prestanome dei Polverino, e parecchia notizia ai Polverino io glieli mandavo buttando una carta nel cestino. Non mi sono bastati 13 anni per cambiare la struttura mentale di questa realtà. Se manda i fogliettini nel cestino ai Polverino è difficile, mi scusi, i bigliettini ai Polverino servivano semplicemente, ma non per mandare un messaggio ai Polverino, era per depistare. I soldi da Cesare non li ho presi, non ti dico quante centinaia di volte mi hanno offerto soldi, ma non i Cesare e basta. A un certo punto ti trovi un camion con dei mobili fuori casa, perché a me piacevano, a mia moglie all'epoca piacevano determinati mobili. Una volta ottenuto determinati permessi mi arriva un camion a casa con questi mobili. E chi glieli mandava? Il proprietario, il beneficiario dei permessi, delle autorizzazioni. Faglieli portare a casa prima, ecco. Sì, sono loro riportati a casa. È chiaro. Il mio fallimento non è nel non aver amministrato la città, perché appena ho smesso di farlo io, 22.000 persone hanno votato per Rotta, l'uomo della Camorra. Sindaco Liccardo è figlio di Pasquale Liccardo. Pasquale Liccardo era l'ufficiale di collegamento fra Nuvoletta e Totorrina, e lui il sindaco di Marano. C'erano più camorristi che morsi di pane in quel consiglio comunale. Assessore alla legalità al comune di Marano con Liccardo è il dottor Domenico D'Ambra, che è consuocero di Angelo Nuvoletta ed è consuocero di Lubrano, il fratello di quello che ha ammazzato il giudice Imposimato, e lui assessore alla legalità. Ci sono 32 dipendenti comunali che sono parenti di Baccante, sono parenti... Cioè, il comune di Camorra? È così Calvizzano, è così Villaricca, sono così tutti qua. La Camorra spazza via ogni ostacolo alla realizzazione dell'affare. Il PIP è una forma di urbanizzazione industriale. Il complesso di questi beni immobili realizzati ha un valore intorno ai 40 milioni di euro. I personaggi principali sono i due fratelli Cesaro e il Di Guida, che è un imprenditore, insomma, anche con interessi in politica. Il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che esistesse tra i Polverino e di Cesaro un rapporto di carattere societario. Bertini ha finito il suo lavoro consegnando praticamente il lavoro da eseguire ai Cesaro. Hai preso soldi da Di Guida o da Cesaro? Io prendevo i soldi da Cesare, stiamo scherzando. Bertini ha fatto il sindaco in quegli anni. In 13 anni non gli hanno fatto manco... Tu mi devi spiegare. Mi hanno infranto un sogno. Ce la devo far vedere io a Bertini. Quello si è preso i soldi da mano a me. Da mano a me se li ha presi. Non lo puoi dire. Tu te ne vieni. Quello mi ha mandato sopra le televisioni. Sono andato anche dall'avvocato. Ha detto che non lo posso denunciare perché sennò mi arrestano per concussione. Non lo posso nemmeno denunciare. Ci sono dei pentiti che dicevano anche che io ero un uomo dei Polverino. Sono stato addirittura accusato di corruzione aggravata e prosciolto in due istanze di giudizio. Cioè, quello che si dice riguarda qualcuno che ha bisogno di delegittimare l'unico che al sistema camorristico maranese gli ha costituito un ostacolo. Bisogna dire che fortunatamente esiste anche chi resiste alle pressioni, no? Io me ne sono occupata per circa un anno in maniera intensa ed è stato un anno difficile. È venuto un politico di Sant'Antimo che io conosco bene per chiedermi se, diciamo, era possibile incontrare l'onorevole Cesaro, chiaramente. E io ho risposto di no, non mi sembrava opportuno, non era il caso e quindi non ho fatto in modo che questo incontro avvenisse. Veramente noi crediamo, quando nel nostro territorio tutta l'economia al 100% è in mano alla Camorra, noi pensiamo davvero di fare una cosa nella quale la Camorra non tenti di andarci ad infilare.
è delle amministrazioni la responsabilità. Successivamente a me è venuto un nuovo dirigente a firmare le carte, si chiamava Gennaro Pitocchi, che è consuocero di Ninno Giovani. Il potere di Pitocchi è decisionale. E quando poi sono arrivato io in consiglio comunale, mi sono accorto che Pitocchi era contemporaneamente dirigente al comune di Marano e dirigente al comune di Gricignano, con la legge che proibisce il doppio incarico, e ho mandato la pratica alla procura della Repubblica. Non è successo niente. Pitocchi è rimasto dirigente di qua, è rimasto dirigente di là. Io ho governato una città che si chiama Marano. Si sa che la realtà anche politica locale è sempre stata condizionata dalla realtà camorristica locale. Se oggi come oggi si bloccasse tutta l'attività di Camorra, noi economicamente parlando qui a Marano saremo al Biafra, perché l'economia è tutta in mano a loro.